Bene, ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, un live stream. Questo non è un live stream come il classico Hangout di Google, no, questo in vero è proprio il live stream di YouTube. Che dire, perché commento su un'edizione che mi ha fatto qualcuno dicendo a YouTube che del genere. Fatemi fermare. Per YouTube mi permette di fare questo. Intanto vorrei dire che io ho un canale di YouTube da circa 4 anni, più di 4 anni, e per fare un live stream questo non è un hangout. Se voi andate a vedere non c'è la classica finestrella di Google Hangout che c'è nei normali live stream, come così chiamati. No, qui non c'è nessuna finestra. Se voi andate a vedere sotto dove c'è la. Ecco, c'è già uno. Sotto la del, insomma, per fare partire il video così, eccetera, eccetera, il volume, c'è una piccola una scritta live e un puntino rosso, no? Quello che okay. Però è una funzione semiprofessionale di YouTube per fare una cosa del genere occorre un encoder. È una cosa difficile pure per me. Per fare una cosa del genere non è una cosa scalette. Quello che dico lo penso in un modo istantaneo, diretto. Così che prima di criticare il prossimo ci dovreste pensare un po', dovreste pensare, ma veramente se YouTube mi permette di fare una cosa del genere, è probabile, perché per fare una cosa del genere, per avere un live stream, dovresti essere un partner, no? No. In ogni caso, questa funzione, praticamente, se giusto per essere informato, YouTube adesso in pratica la sta attivando più o meno a tutti, quindi informati un pochino meglio, e sai anche, e non è una questione di se YouTube ti permette di fare una cosa del genere e poi ti fai fare brutte figure del genere. Io penso che prima di tutto non mi chiamo Giuseppe Simone o tipi del genere, non sono pazzo né scemo o cose del genere, quindi se faccio una cosa del genere ho dei motivi ben validi, no. Poi che dire? Non faccio questo. Io studio in un'università, nonostante la mia età, studio in un'università, voglio prendermi una laurea. Questo è un modo abbastanza, modo per approfondire le proprie esperienze nel campo dei media, cose del genere, no? Quindi, in ogni caso, insomma, non penso affatto di far fare a YouTube o chi che sia figure di merda, come qualcuno pensa. Cioè, sto parlando di qualcosa di abbastanza pratico e abbastanza utile. Se YouTube, dato che è vero, certo che controllano i video per quanto riguarda copyright, che non ci siano immagini di nudo o qualcosa del genere, non si facciano violazioni di nessun genere. Cioè, che non si vada a pubblicare qualcosa di illegale. Poi per il resto, per ciò che riguarda creatività, è tutto. YouTube non la va a. Non ti va a mettere dei limiti, così diciamo, no? Quindi, che stiamo a parlare a fare di figure di merda, cose del genere, no? Quindi, vabbè, niente, che volevo dire? Questo per risposta ad un caro amico che. Niente.
che volevo parlare, però parliamo di cose un pochino più serie. Parliamo della Polaroid. In pratica, io mi occupo di fotografia a livello in linea di massimo professionale, diciamo tra virgolette, non proprio professionale, devo imparare. Non mi ritengo ancora un fotografo professionista, però ho fatto di diverse cose a livello anche professionale così. Ho iniziato lavorando con una SLR camera, quindi una reflex, una film camera, parlo di tantissimi anni fa, usando una camera. Come film camera sto usando una Pentax che mi ha regalato il cuore, ringrazio. Questa è una Pentax P30. E vabbè, qui chiaramente dovrò aggiungere degli altri cose del genere, no? Poi adesso sto usando una Mac che è una Zenzabronica ETR-SE, quindi abbastanza come camera, mi piace parecchio perché offre qualcosa in più. Questo è come formato è 6x4,5, quindi vabbè, che dire, è un formato un po' più piccolo rispetto alla 6x6 o 6x7, no? Però vabbè, ha delle funzioni particolari, una tra le quali è la doppia esposizione. In pratica, questa camera in pratica ha una levetta particolare che, se andiamo a vedere, ecco questa levetta qua, così in pratica. Questa è la levetta per la doppia esposizione. Quindi, in questo modo, la camera, girando il riavvolgitore, l'avvolgitore della pellicola, in pratica non avvolge la pellicola e continua a puoi scattare un'altra immagine, anche tutte quelle che vuoi, 3, 4, quante ne vuoi, insomma. Che dire, la Zenzabronica è un'ottima fotocamera perché ha come si chiama? Dei magazzini intercambiabili, quindi è molto facile, no? Lavorare con. A differenza, avevo una Mamiya M645, in cui non era il magazzino non è intercambiabile, quindi il problema rimaneva quello. Qui invece in questa si può usare un magazzino da 120, 220, o il magazzino o anche una 600, quel genere. E poi c'è anche il magazzino della Polaroid, no? Questo. Infatti io ho iniziato questo video al titolo di Polaroid Hand Camera, come cambiare il vano batterie, no? Questo perché io ho iniziato quando un paio di mesi fa all'università, ho iniziato a usare come in una In pratica ho usato una Mamiya RB67, no? Quindi con quella macchina ho fatto foto tipo queste, no? Dove il formato sembra cioè un formato più largo, no? Però in effetti, più che altro. Perché il formato della Mamiya RB67 è un l'immagine si vede piuttosto scura, però
Però andandolo a vedere bene in pratica si nota che è un formato quadrato, no? In ogni caso, vabbè, dopo che ho finito l'anno all'università, poi in pratica ho finito quest'anno, ho passato benonemente senza neanche avere un modulo così in cui dovevo ripetere, da ripetere, no? È stato tutto abbastanza. Quindi mi sono continuato ad interessare alla Polaroid e per la mia fotocamera, la mia Zenzabronica, ho comprato il Polaroid Pack, è questo qua, però sono praticamente un po' deluso dal fatto che qui come Polaroid si può usare solo il formato piccolo, cioè anziché il 6x7, cioè l'immagine quasi completa, questo va a continuare ad usare il 6x4,5, no? Quindi in pratica ti va a creare delle immagini nella Polaroid piccole. Vado a trovare l'immagine, se la trovo. Eccola. Ok. Che se non la trovo. In ogni caso, vabbè, che volevo dire? L'immagine è più piccola, cioè una dimensione molto più ridotta. Cosicché, vabbè, ho detto, proviamo. Mi sono incominciato a informare a Polaroid così. Ho cercato una Polaroid Landcamera, che è quella più versatile per il fatto di convertire, di fareci delle modifiche praticamente, e ho trovato una Polaroid Landcamera Instant Automatic 100, che è questa qua, no? La prima cosa che bisogna fare in questa, siccome il tipo di fotocamera una batteria la batteria originale è questa. Eccola. È questa qua. Però chiaramente è impensabile pretendere di avere ancora questa batteria carica e funzionante, no? Se la trovate una fotocamera di questo genere, la trovate piena di corrosivo, insomma, di acido. E così è stato la mia. Quindi, la prima cosa che dovete fare il vano batteria, in pratica la batteria nella fotocamera è connessa con un connettore di questo genere, no? Quindi la prima cosa che dovete fare è dovete tagliare questo connettore, lasciare i fili il più lungo possibile vi faccio vedere e dovete fare una cosa del genere. Prima di tutto cercate un vano portabatterie tipo questo. Questa batteria è una batteria da 3 volts. Se la vostra fotocamera ha una batteria da 3 volts, voi avrete bisogno per convertire avrete bisogno di due batterie da 1,5 volt, no? E quindi se la vostra invece batteria originale è di qua, con la maggior parte di quelle della Polaroid 1,5, allora ne avete bisogno di tre batterie, non di due. Quindi 5x3, no? E dovrete in ogni caso comprare un vano portabatterie se normalmente con 4,5, quindi per 3 batterie, avete bisogno di comprare un vano da 3, no? Un vano da 4, perché quello da 3, scusate, quello da 3 non ci entra nella fotocamera, quindi non pensate neanche di fare una cosa del genere, perché non fa, almeno, cioè, provate, ma non ci entra. Quindi, io ho comprato, siccome il vano da 2, perché nella mia, a me occorrono solo due batterie, perché una 3 volte. Il vano da 2 in ogni caso non sono riuscito a trovarlo, no, perché
L'unico ostacolo che cercavo su internet, cosa di cui non ho nessuna voce, no. Quindi, vabbè, quello che ho fatto è stato: ho comprato un vano da 4 e ci ho creato un ponticello qua in modo da far passare la corrente, altrimenti sono freschi. Cosicché, l'altra cosa che ho fatto è stato con. Come si chiama in italiano, francamente? Collegare questo. Bisogna fare una volta che avete delle batterie importanti. Una volta che fate questo, io vabbè, io sto usando qui delle batterie ricaricabili perché io di questo parecchio. Voi potete usare delle normalissime batterie, di quelle che le trovate anche per 50 centesimi o del genere, perché vi durano in pratica in eterno. Perché l'unico consumo che ha il click della fotocamera, no? Quindi consumare davvero poco. Quindi, vabbè, ogni volta che avete fatto questo, con il vano portabatterie alla fotocamera. Una cosa importante che dovete fare, dovrete liberare il vano portabatterie, le parti ingombranti, no, ci sono delle parti in plastica che ingombrano più che altro e che non vi serviranno più. Dovete rimuovere in modo da poter chiudere bene il coperchio, no. Dopodiché richiudiamo. E un'altra cosa che bisogna fare, apriamo la camera. Quindi c'ho mirino con aggancio tramite una calamita, no? Qui c'è una calamita e apriamo l'obiettivo a tendina. Per aprire questo, qui c'è una levetta che si sono. Nella levetta ci va, ci andate a vedere, c'è una un 1, no? Quindi sollevate questo prima. Come lo sollevate, questo si apre. Una cosa che prima di. Se voi volete richiudere, dopo che avete finito, volete richiudere, voi dovrete premere questa leva che c'è qua e nello stesso tempo con questa premere qua e ok, sapete anche, riapriamo e rispieghiamo. Allora, per vedere se funziona, io provo a ritogliere il vano batterie. A vedere se la fotocamera funziona senza vano batterie, no? Cioè, più che altro per farvi vedere la differenza, no? Se funziona, la maggior parte di blog, forum, eccetera, dicono di coprire questo forellino, che in pratica quello che la quantità di luce che dovrebbe entrare nella fotocamera. Quindi, se la macchina funziona, le batterie funzionano in pratica, voi dovrete sentire due click, no? Cliccando questo dovrete prima caricare l'otturatore, come ho fatto io, e poi dopo questo il pulsante di scatto. Se la macchina funziona dovreste sentire due click e in pratica nell'obiettivo dovreste vedere un foro che si apre. Vediamo se succede. Invece da qui non succede. Riproviamo con questo foro tappato. Quindi, vabbè, che facciamo? Ci mettiamo il vano portabatterie adesso. E ci inseriamo in pratica le batterie.
E qua ok, un'altra cosa. Quindi adesso le batterie ci sono. Vediamo se funziona, se con le batterie questa macchina funziona, no? Allora, io ho aperto il vano porta carica. E vi faccio vedere un'altra cosa, no? Allora, ricarico. Adesso vediamo se funziona di nuovo. Ricarico lo shutter, cioè l'otturatore. Se la lo shutter si apre, cioè si apre. Proviamo a caricare da qua, perché vi voglio far vedere da qua come. Ok, c'era un problema di luce, no? Di dietro della luce qui dalla stanza, no? Ok, quindi in pratica questa camera adesso funziona abbastanza bene, no? Allora, quello che io voglio fare è anche un'altra cosa. Io ho notato, ho visto un video di un fotografo molto bravo, che in pratica lui ha cambiato questo obiettivo e ci ha messo un obiettivo della Kodak, che era in pratica lui ha creato un sincronizzatore per il flash, poteva usare la fotocamera come in modo professionale, no? Ah, una cosa che è importante, voi vi chiederete, ma perché? Cioè, con l'era del digitale, no, medio formato, perché andare a una Polaroid? La Polaroid è, intanto, vabbè, una cosa importante, la Polaroid, è stato il passo principale nell'evoluzione della fotocamera, per la produzione di immagini istantanee, no? Fotografie istantanee, cioè quelle che adesso si usano come dire, usare il telefono o una fotocamera qualsiasi digitale, così che trasmettere direttamente le fotografie ai social networks, eccetera. Il processo è partito da la prima che ha creato delle immagini istantanee, quindi che si stampavano istantaneamente, è stata la Polaroid, no? Quindi questa come esperienza è una cosa a livello di studio, è una cosa molto importante per chi. Uno come me che sta studiando media, così fotografia, cose del genere, è un passo molto importante. Sviluppo di questa conoscenza di questo genere. Poi, vabbè, che volevo dire? Poi, la Polaroid viene usata attualmente, soprattutto come preview, quindi in pratica, fotografie di prova, dei provini. Nelle foto di studio, no? Quando
soprattutto per il medio e largo formato, perché in pratica il fotografo deve creare prima un'immagine con la Polaroid per vedere la qualità della luce, eccetera, eccetera, come l'effetto, l'esposizione, la composizione anche dell'immagine nel suo insieme, no? Poi va a creare l'immagine vera e propria col film, no? La differenza sul film, cioè noi parliamo sempre di fotografia in Polaroid con l'uso delle fotocamere con medio formato o grande formato con la pellicola, no? Più che altro il provino serve per quello, no? Che dire? Usare questo provino è una cosa molto più semplice perché la Polaroid c'hai il risultato dell'immagine dopo un paio di minuti, no? Invece nelle pellicole devi sviluppare la pellicola, questa lavora qua, il che fa ci vogliono ore, no? Ok, quindi vabbè, niente. Dopodiché, per quanto riguarda la pratica, il mio intento è quello di cambiare l'obiettivo. E quello che vorrei chiedere a voi sarebbe cosa ne pensate voi? Che tipo di obiettivo? Chiaramente occorrerebbe, io quello che voglio fare, voglio usare questa come modificare medio formato, almeno un 6x7. O magari sarebbe ancora una cosa ancora più divertente. In pratica, della Polaroid, il formato intero della Polaroid di una carta Polaroid, uno 6x9, una cosa già no, esiste come formato di se esiste un po' 6x9, in pratica ti crea una landscape, no? E sarebbe una cosa abbastanza molto bella da fare, no? Quindi devo cercare un obiettivo che si possa adattare. E niente. Quindi vabbè, niente, dopodiché, per questo, per quanto riguarda la Polaroid, abbiamo finito. Qua possiamo anche chiudere. Facendo così. E questa la possiamo ok. Volevo parlare, dicevo appunto, e in pratica io non lo usavo per un semplice motivo, cioè parlando di copyright, di insomma, copiare le immagini da film. E in pratica farne quello che si vuole, no? Caricarle su altri. Io in pratica, diverse volte mi è capitato, mie siano state copiate e usate così. Alla rinfusa, una è stata copiata addirittura per circa 100, più di 150 volte, e addirittura come immagini di profilo su Facebook, così. E al che ero alquanto, cioè, come, cioè, se tu sei fai fotografia così per tipo per hobby, non è che ti interessa molto pensare che qualcuno te le copi, boh, non ci fai più di tanto a caso. Però se lavori in un modo professionale, alla rinfusa, senza chiederti il permesso, so, la cosa ti fa un po' seccare, no? Quindi chiaramente qualsiasi fotografo, una delle prime cose a cui tiene in mente è proprio quello, il copyright, è fare in modo che, cioè impedire
che la gente vada a copiare le tue immagini così a sfrodo, no? E su questo, su Flickr c'è in effetti un'opzione. Intanto c'è una clausola che ti dice, c'è una casa, come dire, le tue immagini sono coperte da copyright, no? Quindi avverte gli utenti che se le copiate. Però nel non sapevo, sino l'altro giorno, in pratica non sapevo le frate delle immagini, quindi non, in pratica, sino l'altro giorno non usavo più Flickr, no? Poi, quando sono tornato a casa dopo questo amico, sono tornato utenti che usavano così, che proteggevano le immagini. Ho notato questo, no? Se voi andate a vedere, io non posso, come dire, condividere lo screen il mio screen del mio computer per l'opzione che sto usando per il live stream. Perché nel Google Hangout si può, c'è anche questa opzione, però vabbè, il Google Hangout non genere, altrimenti vabbè, avrei potuto fare la condivisione in live stream del mio coso, del mio monitor. In ogni caso, se voi andate a vedere su Flickr, a fianco, sulla destra delle immagini, trovate una freccetta per il come scaricare, no? Come salvare l'immagine sul vostro computer, no? C'è l'opzione sulla grandezza delle immagini, no? Quindi c'è questa, è in linea di massima, quasi tutti gli utenti hanno questa pagina nel formato reale. Allora, se volete proteggere le vostre immagini, io adesso vado su Flickr. Se voi volete proteggere le vostre immagini dal copiaggio abusivo, dovreste andare in pratica su questa opzione. Cioè, quello che avevo notato io era che in pratica sto guardando delle immagini di un fotografo, immagini molto belle. Ho provato a scaricare, diceva, disattivato l'opzione del downloading. Quindi ho detto, ah, evidentemente sarà possibile, e in effetti appunto lo è. Allora, per attivare questa opzione, la prima cosa, dovete andare, dovreste cliccare sulla vostra immagine, sulla vostra icona personale, ci cliccate sopra, e vi appare un link per il setting. Andate sul setting, il mio profilo di Flickr è in inglese, quindi ve lo dico più o meno, deve essere la stessa cosa anche da voi in italiano. Come dire, la prima parte che vi appare sono personal information, cioè informazioni personali, poi privacy e permissions, quindi la seconda, privacy, insomma. Ok, cliccate lì. La prima opzione che vi appare è appunto quella che sto parlando, cioè "Who can access your original image files?" Qui, come standard, l'opzione, se andate a vedere, attiva su anyone, cioè chiunque può vedere l'immagine originale. Quindi, in pratica, in questo modo, chiunque può copiare l'immagine se questa opzione è attiva, no? Io invece, questa opzione in pratica lo dico "to access your original image files and other sites without the..."
E ci ho messo quindi. Che clicchiamo su save, salva quella. E dopodiché c'è un'altra importante che è shared dimension sites. Qui se voi ci cliccate la cioè, il formato più grande in pratica è un po' come chiunque può sempre copiare la. Invece voi dovreste mettere un formato medio, no? In modo che la gente sia un po', come dire, non sia possibile, non sia accessibile l'immagine, il formato grande, no? Quindi io ho lasciato come best display size. Vabbè, best display size. Ci mette recommended. E poi ci clicco save. Eccetera, no? E un'altra cosa importante. Allora, printing. Cioè, in pratica, l'opzione vi chiede. Se volete mettere a chiunque che le vostre immagini possano essere stampate, quindi st opzioni di stampa, dovreste, per proteggere le vostre immagini, dovreste impedire che qualcuno le possa stampare, altrimenti siamo appunto a capo, no? Cioè, vabbè che difficilmente qualcuno si va a stampare le immagini così, però. Una bella immagine fatta bene così c'è sempre qualcuno che. Questa opzione io la disattiverei, ci metterei only me, quindi. Altre informazioni importanti. Un'opzione è quella per quanto riguarda il Get Images. In pratica, qui vi chiede: Make your photo eligible for invitation by Get Images? E clic, poi dice: Enable the request or to license badge. On my photo and allow editors to invite my photos. Ci clicco su. In pratica, Flickr lavora in collaborazione con Getty Images, no? Getty Images, perché è una agenzia di stampa molto famosa che in pratica va a comprare fotografie e poi le va a pubblicare su giornali, magazines, siti web, networks, a richiesta dei suoi clienti, no? Quindi ci guadagna in pratica su questo, no? Quindi se tu attivi questa opzione Allow Get Image Editor to invite my photo and request to license. Se ci metti questa opzione, la prima, io ho attivato la prima, in pratica Get Image annotare la tua foto, la vuole usare per un magazine, una cosa del genere, ti invita, chiede, o chiede a me in questo caso, di usare, mi chiede la licenza per usare questa foto, no? E pubblicarla nei. Dove. Non sono sicuro adesso, cioè a me non paghi qualcosa per l'utilizzo di immagini in questo modo, no? Perché normalmente ci sono contratti particolari, no? Con non. Quindi non so come sia. In ogni caso è una forma,
per chi è fotografo, mondo, giornale, siti web, giornale dappertutto, insomma. Cosa è abbastanza allettante, no, in ogni caso. Quindi vabbè, niente. Dopodiché, questo è tutto per quanto riguarda copyright, così. E niente. Vabbè, che dire. Commentate sia sul, in pratica, quello. Sul fatto della Polaroid, no? Vi aspetto i vostri commenti sulla Polaroid e anche sulla televisione. Poi se ho tempo, andrò a fare una. Non un video, voglio chiamare tutto diverso, perché non, del genere non che sono. Mi posso reputare un po' di esperienze di questo genere, quindi, come volevo dire, andrò a creare un video in cui vi mostrerò come fare tramite, in pratica, uno screen sharing, no? E vabbè, quindi, vabbè, come. Se vi piacciono questi video, il mio canale in genere, iscrivetevi al canale. Una cosa importante, io sto facendo parecchi progetti in questo momento, ne sto facendo uno importante, uno più grosso attualmente. In pratica sto creando un video documentario sulla London Underground. Ne ho già parlato tempo fa, e in questo in pratica è una cosa particolare, un progetto che ho iniziato quando ero durante l'anno scolastico e questo progetto, cioè nella università, ho fatto un video di una specie di trailer, no? Voglio in pratica creare il vero e proprio adesso. In pratica, comprando delle apparecchiature, una Sony, ZR, no, Z5, che quindi la posso usare notte, che in pratica la cosa, la seccatura, che poi bisogna convertirli, bisogna computer, convertirli, eccetera, eccetera. È un lavoro che impiega tempo, no? Io preferisco usare, per quanto riguarda, cioè se devo fare cose da produzione immediata, cioè devo condividerlo immediatamente, con gli utenti, in pratica preferisco ovviamente usare un digitale dove posso, io li posso direttamente caricare immediatamente, no? Però chiaramente poi per quanto riguarda cose di una quali per avere una qualità maggiore, comprare una ancora più per avere una immagine, una qualità dell'immagine molto superiore, no? Quindi, vabbè, guarda un attimo. Quindi, vabbè, che dire? Quindi sto facendo, avrò fare tutti questi progetti qui, di questo di comprare delle apparecchiature più. Sto creando un crowdfunding per avere un fondo, cioè,
chiedendo prima di tutto, sto chiedendo un grant tramite la Art Council in Inghilterra per finanziamento di circa minimo che possa essere del genere, £15.000. E in genere il 90%, non ho tutto il 100% di quello di cui ho bisogno, quindi in questo caso almeno £1.500 ce li dovrò mettere io di tasca mia. Quindi vabbè, sto facendo crowdfunding, cioè una raccolta di fondi in questo modo, in modo da avere un po' di cominciare a lavorare. Così che se siete interessati, non so come, quindi iscrivetevi al canale e commentate, condividete i video e se vi fa piacere potete dire cosa, anche che ne so, un pound. Questo troverete il link per in pratica se volete contribuire tramite sto mettendo il link per PayPal e potrete inviare dei soldi tramite PayPal, no? E così, questo è tutto.